Buonasera a tutti, rieccoci ancora qua. L'incontro di stasera conclude il modulo 2, tipologie e funzioni della LIM. Dopo aver conosciuto le varie tipologie di LIM e le loro caratteristiche tecniche la settimana scorsa, stasera ci soffermeremo ad illustrarne la funzionalità dal punto di vista degli strumenti che il software autore mette a disposizione. I diversi modelli di lavagna offrono di base delle soluzioni software che sono simili per i diversi produttori. L'offerta è composta da una serie di strumenti che permettono l'interattività della superficie, offrendo appunto una serie di strumenti abbastanza efficienti. I software autori sono strumenti per la creazione di schermate multimediali che possono essere realizzate prima o durante la lezione. Tipicamente i produttori di LIM distribuiscono questi applicativi insieme alla lavagna. I più comuni sono quelli della Smart, no, il Notebook, l'Interbrite Workspace, Starboard dell'Hitachi, l'ActiveSphere della Promethean e Mimio Studio proprio della Mimio. Pur differenziandosi in funzione della tecnologia e della licenza d'uso, questi applicativi hanno la funzione di creare strutture lineari di pagine entro le quali sono massimizzate le funzioni di scrittura e presentazione della lavagna, sia con le immagini che con i testi. Attraverso i software autore, i produttori cercano di fare in modo che sia possibile preparare una lezione strutturata da presentare alla lavagna, proprio con la specificità del formato proprietario. Questo per fare in modo di massimizzare le possibilità di interazione e manipolazione sui materiali che non sono propriamente chiusi e completi come lo è una presentazione standard. Infatti, diciamo che a questo punto, prima di procedere alla descrizione vera e propria degli strumenti, ritengo che sia opportuno fare una premessa. Innanzitutto, tutto ciò che è collocato sulla slide, cioè sulla pagina, sulla superficie, che sia esso scrittura a mano o testo digitale, testo incollato, come tale proprio, può essere clonato, cancellato, copiato, incollato, ruotato, ingrandito e ridotto, spostato, bloccato, sovrapposto e reso anche ipermediale, grazie proprio alle caratteristiche che questi software hanno. Cioè, permettono anche di fare collegamenti sia di internet utilizzando la rete, il web, sia anche ad altri file presenti all'interno del computer, permettendo quindi di creare delle strutture, ipertestuale o anche ipermediali. Gli strumenti che potenziano l'interattività della LIM sono di varia natura, quindi, e variano da produttore a produttore, sia nel numero che anche nel funzionamento. La caratteristica che accomuna questi strumenti è quella di essere di per sé semplici, nel funzionamento, anche, diciamo, permettendo di utilizzare qualsiasi altro software presente all'interno del computer, tipo la suite di Office, tipo qualsiasi editor di grafica, perché diciamo la LIM non è più un computer individuale, ma diventa anche il computer della classe. Altra caratteristica è che tutti i produttori hanno considerato utile dare la possibilità di salvare lo schermo, singole porzioni di esso, come formato immagine. Tale
Tale operazione è particolarmente utile nel momento in cui si vogliono salvare, per esempio, passaggi importanti di lezioni. E in questo modo si dà la possibilità di arricchire la propria presentazione con immagini di situazioni proprio che si svolgono sullo schermo durante la lezione. La possibilità di registrare è una delle altre opzioni che tutti i produttori hanno inserito come possibile. Avviando per esempio una procedura di registrazione su tutto quello che si esegue sullo schermo, e quindi qualsiasi movimento si compie sullo schermo, questo viene registrato. Addirittura poi, nel caso in cui si possiede anche un microfono collegato al computer, viene registrato anche l'audio. In questo modo è possibile avere il filmato di quanto viene fatto alla lavagna, con l'eventuale commento audio. E quindi abbiamo la clip della lezione. Ancora, utilizzando i videolettori che i produttori forniscono, è possibile intervenire scrivendo durante la proiezione di video alla lavagna. In questo modo si possono mettere in evidenza durante la proiezione degli elementi importanti delle singole scene. E siccome tali commenti grafici non rimangono nel video, utilizzando la possibilità di fotografare le schermate, si può salvare il singolo fermo immagine con i commenti grafici. Così, diciamo, è possibile poterlo utilizzare anche come negli appunti della lezione. Un'altra cosa interessante che possiedono questi software è che la scrittura digitale si avvale di altri due potenziamenti, quello dell'OCR e quello dello Speech Recognition. L'OCR serve a fare in modo che quello che viene scritto come testo alfabetico venga riconosciuto e inserito nel software che si utilizza come testo, come casella di testo. In genere, però, i progressi che questi software fanno permettono a volte di non essere molto precisi. Per esempio, se la grafia non è abbastanza lineare, oppure le lettere sono aperte, spesso l'OCR, diciamo, non permette proprio la trascrizione in testo in maniera integrale. Per quanto riguarda invece lo Speech Recognition, si intende la possibilità che il computer riesca ad approssimare una figura geometrica disegnata rendendola proprio regolare. Tale software quindi è abbastanza efficace e piuttosto utile nelle applicazioni, diciamo, nelle lezioni di geometria. Anche in questo caso è corretto avvicinarsi a questa funzione con le giuste pretese. Se ad esempio si vuole disegnare un triangolo rettangolo, certamente si riuscirà, ma se si vogliono fare delle figure precise al centimetro, diventa un pochettino più complicato. Allora, a questo punto è meglio utilizzare altri strumenti da disegno che, diciamo, ad ogni modo sono presenti all'interno. Altri strumenti, come il faretto e la tendina, hanno la loro valenza didattica. Il primo, il faretto, simula l'effetto di luce concentrata, come un faro, e poi tutto il resto, tutto lo schermo viene oscurato, quindi viene illuminata soltanto una piccola area. Questo effetto certamente è modificabile, adattabile, e serve in particolare per focalizzare l'attenzione di chi guarda nell'area illuminata. La tendina invece serve a scoprire lo schermo, a coprire lo schermo lungo, diciamo, sia dal punto di vista verticale che dal punto di vista orizzontale. E l'utilità della tendina è quello di quando non si vuole svelare progressivamente
tutta quanta, la totalità dell'informazione presente sullo schermo. Grazie quindi a queste potenzialità funzionali, la LIM è considerata, ormai è diventata una frase abbastanza, diciamo, famosa, una finestra aperta sul mondo. È uno strumento che favorisce la partecipazione attiva dello studente, recuperando il ruolo di mediazione del docente rispetto al sapere. È proprio in questo contesto, quindi, che il docente viene definito come facilitatore dell'apprendimento. Utilizzando le parole di Rogers, il quale afferma che l'organismo ha la tendenza fondamentale a realizzare la sua possibilità di compiere esperienza e l'apprendimento è il mezzo di cui si serve, allora quindi non si può insegnare, si può solo facilitare l'apprendimento. E l'apprendimento si accompagna a una conquista dell'autonomia e alla realizzazione della personalità. In quest'ottica, quindi, l'educatore non può essere più un insegnante, ma in quanto facilitatore si preoccupa di predisporre l'atmosfera e il clima iniziale dell'esperienza di gruppo di classe. Aiuta essenzialmente a chiarire gli scopi negli individui, a selezionare le risorse adatte per conseguirli. E quindi è questo il compito del docente, quello di avere il ruolo di tutor didattico. E in questa linea teorica di tutorship del docente dovrebbe essere fondamentalmente orientata a sviluppare capacità di apprendimento autonomo nei singoli soggetti, quali sviluppare curiosità, accettare il feedback sulle proprie performance in modo non difensivo, diagnosticare i propri bisogni di apprendimento, formulare obiettivi di apprendimento congruenti alle proprie possibilità e aspirazioni, identificare risorse umane, materiali, esperienziali per raggiungere vari livelli di apprendimento. In una parola, secondo quanto è stato detto, quindi secondo questo schema di figura del tutor, del docente tutor, il tutor si configura appunto come facilitatore dell'apprendimento in senso stretto. Passiamo adesso a valorizzare i vari applicativi utilizzati dalla LIM. Per poter valorizzare al massimo la LIM è utile operare un'adeguata ricerca di programmi applicativi in grado di sviluppare tutti i possibili risvolti pedagogici e didattici del nostro progetto educativo. Quando utilizziamo la LIM possiamo lavorare con qualsiasi tipo di software, come di solito si fa quando si lavora al computer. È sufficiente lanciare l'applicativo che abbiamo scelto. Poi, attraverso la modalità interattiva della superficie, possiamo gestirlo con facilità. Basta toccare lo schermo. La cosa importante è quella di avere a disposizione una buona dotazione di programmi. Nonostante il budget economico che solitamente nelle scuole è limitato, è possibile quindi poter soddisfare tutte le esigenze grazie alla rete. Perché? Perché effettuando una ricerca in rete tra i software non a pagamento avremmo la possibilità di avere a disposizione tantissime opportunità. Basta aprire un motore di ricerca e se ne possono trovare proprio tantissimi.